Ci sono delle circostanze in cui, quando ci occupiamo del nostro denaro, ci viene un tuffo al cuore. Quando, per esempio, la borsa crolla, in realtà spesso è il non capire quello che stressa più di tutto. Allora, è di tutta evidenza che dobbiamo cercare di stare tranquilli, dobbiamo evitare tutta quest'ansia, dobbiamo fare in modo che il denaro lavori per noi e non noi per il denaro. Quindi dobbiamo cercare di fissare alcune semplici regole di buon senso, ma che sono frutto anche dello studio di tanti esperti che si sono dedicati alla materia, per cercare di gestire l'emotività che è inevitabile nella nostra vita, anche dal punto di vista della finanza, dei risparmiatori e del denaro, ma che deve essere tenuta in qualche modo a bada da un certo tipo di controllo. Allora, c'è una prima regola che io sposo veramente con tutto il cuore, anche oltre che con raziocinio e con la mente. La prima regola è: dedichiamo un'ora a settimana al nostro denaro. Guardiamo il saldo del conto corrente, i movimenti, controlliamo la carta di credito, cerchiamo di capire se ciò che abbiamo investito negli ultimi settimana, insomma, è andato bene o è andato male. Insomma, cerchiamo di farci un'idea. È veramente un controllino, magari leggendo anche le note che ci vengono date dal nostro istituto di credito. Andiamo a vedere, magari con qualche minuto in più, no? Qualche report, qualche notizia online o sui giornali. Questo è importante, avere anche una routine, perché questo ci porta a essere più sereni, a vedere, o andare in palestra o prendere una medicina buona. Questa è la prima regola. La seconda regola dice di seguire la prima regola, che è appunto quella di avere una continuità. Perché? Ma perché il tempo è importante. Il tempo è importante, dobbiamo cercare di fare in modo, come una medicina, come andare in palestra, come tante altre cose, non perdere l'abitudine buona di gestire la nostra vita. Non bisogna essere esperti, non dobbiamo diventare esperti, dobbiamo tenere il controllo della situazione, niente di più. C'è una terza regola, molto molto importante. La terza regola dice di rispettare la prima regola. Scherzi a parte, ma quello che vi voglio dire è che la consuetudine con una materia ci consente di approfondirla, di capirla, di acquisire quelle conoscenze, quelle competenze che sono indispensabili per avere un rapporto consapevole e sereno nei confronti del denaro. Perché gli psicologi, per esempio, hanno scoperto che se uno non si occupa di una cosa per, diciamo così, un anno, due anni, perde l'80% di quella conoscenza. Non è come andare in bicicletta. Una lingua straniera, se non la pratichi, non riesci più a parlarla. E seguire il proprio denaro segue lo stesso principio. Dunque, cerchiamo di mettere in campo la prima, la seconda e la terza regola. Cioè, dedichiamo un'ora e mezza, 40 minuti, insomma, un po' di tempo nella nostra vita la dobbiamo dedicare alla cura del nostro denaro, per fare in modo, lo ripeto, che lavori per noi. Perché? Perché, come diceva Francis Bacon qualche anno fa, il tempo è la misura degli affari, così come il denaro è la misura delle merci. Ricordiamoci. Presto.